Buongiorno a tutti, ben ritrovati, Focus Periferie. È mercoledì e quindi parliamo appunto di periferie non possiamo farlo se non con Walter Cherubini, Presidente della Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno a tutti, ben ritrovati a questo 187 appuntamento di Focus Periferie che oggi eh, svolgiamo, perché gli argomenti saranno vari, cercheremo un po' di, di avere un filo conduttore con Michele Polito che è il presidente del comitato Bovisa Attiva. E allora buongiorno, Bovisa, buongiorno presidente. Ricerca. Buongiorno, grazie. grazie allora, Bovisa Attiva, beh, devo dire che il nome già la spiega molto bene, no? nel senso che parliamo della Bovisa, ma non stiamo lì a guardarla così, come fosse un bel monumento e basta. Eh, la viviamo e la rendiamo attiva anche certo, questa, questo, questa zona. Questa no? è la nostra intenzione, certo. Ci si riesce? Beh, ci proviamo. <ride> è difficile? Beh allora, le difficoltà è soprattutto negli interlocutori, eh, perché noi abbiamo degli interlocutori un po' difficili, che sono, che sono il municipio in primo luogo, ma poi il comune, perché purtroppo i municipi a Milano hanno. Hanno, delle, hanno pochissimi poteri infatti una delle prime cose che noi abbiamo affrontato è ehm, dopo aver tentato di ottenere delle cose al municipio che ci rispondevano dobbiamo chiedere in comune di ottenere con, eh, grazie anche a, al coinvolgimento di altri, altri comitati di quartiere di ottenere una modifica del, ehm, del regolamento comunale sul decentramento ah, beh, interessante. interessante due cose due aspetti che ha già sottolineato da una parte l'appunto dire ok bene le cose non funzionano bene o comunque non vanno. Beh, si, può, si possono cambiare. Quindi insomma, i regolamenti non sono eh, scritti nella pietra e non si possono mai andare a toccare. In più fatto insieme ad altri comitati. Quindi anche l'idea, comunque, appunto, di unirsi, no? Diciamo che secondo me noi abbiamo dato un po' il via nel 2017, quando siamo costituiti, proprio per ottenere qualcosa di più dal municipio e dal comune, abbiamo dato il via alla, alla nascita di tanti comunitati nel nostro, nel nostro municipio. Municipio ah, 9 okay. ha, ha 11 comitati, che sono praticamente uno per ogni quartiere come Asina, Bruzzano, Bicocca. E così Bovisasca. via. Bovisasca, e Dergano, e Affori, Isola. Sono i quartieri della, eh, che un po' tutti avevano i nostri problemi, hanno visto che qualcosa noi riuscivamo a ottenere e si sono anche loro costituiti come comitato. Se, eh, eh, dato che ci conoscevamo tutti, perché loro hanno preso un po' le, sp le spinta da noi, eh, abbiamo, ci siamo un po' consorziati, quindi adesso cerchiamo di fare valere un peso maggiore nei confronti non più del municipio, perché il municipio abbiamo visto che non ha poteri ma nel nei confronti del comune. Il nostro primo passo, il futuro primo passo è un incontro con AMSA Uno dei problemi grossi del municipio 9, ma un po' di tutta Milano, è il, la pulizia e la polizia, cioè ordine e sicurezza, sicurezza e pulizia dei, dei quartieri, perché questi sono due elementi che portano degrado. Se non c'è pulizia, porta degrado, il degrado porta delinquenza e marginalità, e quindi sono problemi grossi che si, eh, che si intersecano fra di loro. Questa nostra iniziativa sta, tra l'altro si sta allargando perché anche altri comitati ci stanno contattando, il Comitato 22 marzo, il Comitato eh. Navigli, ci stanno contattando per venire con noi a avere più forza nei confronti del Comune. Quindi da nord a est, da sud a ovest, appunto, se i comitati si danno da fare e si... Parlano. Questa cosa è interessante, Walter. Sì. Ma insomma... se posso dire però una sì. cosa di aggiungere? Secondo me questa cosa è successa perché sta perdendo un po' potere la politica. La politica tradizionale ah. che litiga la destra, fra la destra e la sinistra, fa la destra, e la sinistra, sinistra disfà di, di e viceversa. Ha creato questa richiesta nei, nei, nei cittadini dei comitati che sono a partitici, loro fanno politica. <ride> ma al di là dei partiti, noi vogliamo ottenere risultati che non siano né di destra né di sinistra, risultati ecco, alla, concreti. Alla faccia di chi dice che invece bisogna polarizzare sempre la questione, quindi insomma, se questa è la risposta dei comitati, non è per niente male. Walter, è molto interessante. Due temi che poi tu vabbè, da anni li portiamo avanti: decentramento, quindi i municipi che devono avere la possibilità di poter fare. E soprattutto appunto cercare di mettere a sistema. Ma diciamo questo anche. Eh, la pagella delle periferie. E ci agganciamo lì perché? Perché abbiamo avuto la visita lunedì del presidente Mattarella che in particolare in un incontro che ha tenuto all'Ambrosianeum ha fatto un pochettino un excursus di alcuni aspetti. Ha citato per esempio Gamboloita. Gambo... Gamboloita, -gambo io non so minimamente cosa sia. È uno dei toponimi, dei 166 sì. toponimi su cui è articolata la periferia milanese. Ah. E gamboloita vuol dire corvetto, vicino al corvetto, okay. perché poi eh, era una vecchia cascina, cascina gamboloita. E eh, poi si sono riunite come, come denominazione toponomastica anche altre cascine. poi eh, successivamente sono nati dei, dei quartieri, il quartiere Mazzini eh, poi ha avuto la centralità con Piazzale Corvetto e quindi tutti quanti diciamo Corvetto, a Corvetto. perché Piazzale Corvetto, va bene, comunque hai citato Gamboloita anche perché eh, è entrato un pochettino nel merito, mh, mi aggancio per certi aspetti perché appunto diciamo negli anni 60 eh, proprio lì Nascono, eh, nasce un'iniziativa da parte di alcuni giovani che si riuniscono un po' in comitato e eh, lì ha fatto un pochettino l'aggancio dicendo c'erano i consigli di quartiere, oggi i municipi. Okay. Oggi i municipi, apriamo una piccola parentesi per dire, eh, contano non contano cose di questo genere. Allora i soldi non sono tutto nella vita, ma diciamo che possono essere utilizzati come <ride> sì. indicatore. Il bilancio ordinario del Comune di Milano fa circa... 3.700 milioni l'anno. Sì, I nove municipi okay. ne hanno all'incirca, tirati tirati, una testa, cioè nove. Ok. Allora, 3.700 rispetto a nove. Fa lo 0,24%, una cosa di questo genere, poi possiamo andare anche allo 0,3%. Ma per dare l'idea, dal punto di vista numerico, al di là della buona volontà di chi interpreta, lavora nei municipi o cose di, di questo genere, abbiamo questo tipo di situazione, e poi è chiaro che ci sono i comitati, come, eh, come 60 anni fa, per certi aspetti, che dicono: Va bene, ma noi abbiamo dei problemi, vediamo un attimino che tipo di soluzione trovare. Ecco, eh, è interessante questo tipo di aggancio perché per certi aspetti ci fa ritornare indietro di 60 anni. Purtroppo abbiamo fatto 60 anni dove i consigli di zona prima, il decentramento in generale, i consigli di zona prima e i municipi oggi sono un accenno incompiuto, ma questo va a deperimento Diceva prima Michele Polito di quello che è chiamiamolo così: da una parte il decoro urbano, Chiaro. perché se non sei non hai la possibilità di intervenire immediatamente. Premesso che noi abbiamo sul territorio solamente, come diciamo comune di Milano, un migliaio di dipendenti che operano nelle varie zone, nei vari servizi dall'anagrafe alle scuole materne a chi più ne ha più ne mette, ce ne sono i servizi sociali. Quindi. Però abbiamo una modalità di intervento che non è legata. È interessante, quindi, il lavoro che stanno facendo i comitati della Zona 9 che si sono consorziati. Perché avere una connessione è un punto fondamentale. Questo consorzio io è molto interessante. Perché state cercando di far sì che. Non potendo parlare col comune si possa parlare. Non potendo parlare, scusate, con i municipi eh, si possa parlare col comune. Tra parte, non è che non potete parlare con i municipi perché non vogliono i municipi, ma perché appunto avete capito che insomma, no, l'interlocuzione rimane poi un attimino ferma, o meglio eh, si, aggiunge, anzi, si aggiunge un gradino. Eh, che, però, appunto si potrebbe magari eh, sistemare questo. Come, quali sono le proposte, appunto che avete fatto magari anche in visione di come poter pensare a una città veramente decentrata Beh, non uso siamo... policentrica sì. veramente decentrata intanto ci stiamo il presidente del comitato bruzzano che è anche avvocato ci ha aiutato a studiare il, de il decentramento di Roma Roma okay. ha un regolamento dei municipi che dà molti più poteri okay. ai municipi quindi noi abbiamo già proposto al comune di valutare questo eh, un, di modificare il regolamento okay. di Milano yes. Non so, non so quanto accetterebbero questa eh. idea che noi facciamo un modello Milano lo sportiamo ovunque invece dobbiamo andare a prendere il modello Roma mi <ride> fa, fa tremare qualcuno ma, no, ma non interessa il modello <ride> non interessa che i municipi abbiano più poteri giusto da questo punto di vista devo dire che il, almeno il presidente del municipio 9 Anita Pirovano è molto dalla nostra parte cioè, ma io ho notato questa cosa infatti che comunque i presidenti di municipio ma anche nella scorsa legislatura quando erano di colori diversi erano tutti d'accordo sul fatto che i municipi dovessero avere più poteri, dovessero avere più cose da poter fare, eh? ma se posso... io, sono tutti, io sono tutti che si lamentavano. Tutti, quindi tutti sì, i presidenti ma dei adesso... municipi lo sport nazionale lo sport nazionale, okay. sì, sport nazionale <ride> però adesso devo dire che da quando i municipi sono tutti dello stesso colore, eh, sono un po' più allineati. Eh, con la, ah beh, con ah, con sicuramente, quello sicuramente però. E la, e, anzi, Anita Pirovano, secondo beh, me, però c'è un per rischio, eh, rischio contrario. C'è il rischio appunto, che infatti tutti dicessero: no, va tutto bene, però uh, esempio, so, il presidente del municipio 7 spesso, volentieri, dice che. Che, insomma, servirebbe più il municipio, 6, eh, però non hanno abbastanza potere eh, nei confronti no. del comune. Se, se, anzi, loro si appoggiano, sperano, penso che il movimento popolare della, dei comitati possa dare a loro la, un più potere. Per il momento siamo in fase di trattativa, di discussione, Vabbè. incontro, non abbiamo ancora ottenuto niente, però ci speriamo. Anche perché insomma, la, la strada è lunga. No? Perché, Walter, quando è che abbiamo fatto il primissimo, la primissima idea di decentramento che hanno era? Giusto così, per farci un attimo rinfrescarci le idee. Ma se non vogliamo andare alla preistoria, <ride> ecco. no? Stiamo un pochettino alla storia, quindi era il 2007, okay. eh, il tema era problemi delle periferie e ruolo dei consigli di zona ecco, quindi. e quindi all'alba del 28 febbraio del 2007 facemmo eh, un incontro con tutti i presidenti dei municipi. Dal delle due, zone. Del 2 al no, di di zona, zona, 9, in particolare in zona 6. E da lì poi abbiamo anche un percorso che era una riflessione organizzativa, perché qui il problema è appunto che i problemi sono dati, ma manca il tema della soluzione. È interessante da questo punto di vista riagganciarsi a quello che diceva Mattarella, sì. e cioè che il, COI, il centro orientamento immigrati... Non ha voluto fare ai tempi un'ulteriore iniziativa, diciamo così, caritatevole, ma ha cercato di individuare le modalità di un processo organizzativo che potesse orientare appunto l'immigrazione. Quindi non tanto un'iniziativa singola, ma si ponevano i processi organizzativi. Allora, qual è il primo processo organizzativo che non esiste? Dal 1923, peraltro, stiamo parlando di quello, da quando nascono le periferie urbane con l'aggregazione, all'allora comune di Milano, degli 11 comuni con termini, e non dimentichiamo Turro anche, e quindi sono 12 comuni con termini. Il presidente di municipio dovrebbe, per la vulgata che c'è, avere diciamo così, il coordinamento e il collegamento di tutte le realtà, per esempio comunali che operano sul territorio, perché si dice sempre facciamo sistema, facciamo sinergie, lavoriamo in comune, invece l'organizzazione del Comune di Milano, ma come anche tutti gli altri comuni, no? è esattamente a, separ a funzioni separate. Una non si parla con l'altra. Il municipio rimane l'ennesima funzione separata. Invece quello che manca è proprio la visione complessiva. E' per quello che il primo passaggio che bisogna fare, al di là di dire ti do questa competenza piuttosto che l'altra, e siccome è sempre un problema alla fine, vengono date delle piccole competenze, però tutto il resto rimane. Invece le energie ci sono, ci sono quelle st delle strutture comunali e poi ci sono anche quelle delle energie sociali che possono tranquillamente lavorare assieme, ma se c'è in primo luogo il comune che lavora insieme. Allora, Chiavo. da questo punto di vista... Uh, a livello cittadino c'è cioè il tavolo periferie Milano che si riunisce presso ospitato e partecipato dalla presidenza del Consiglio Comunale di Milano che proprio su questi temi ha avviato il, quello che abbiamo chiamato percorso periferia policentrica perché se noi non andiamo se noi chi, non andiamo chi, chi, chiedono l'attenzione di cherubini anche quando siamo in diretta c'è poco no, da fare eh, è la seconda volta che mi capita in 187 puntate. Vabbè, sì, sì, no, è ma perché, ma perché, perché sei sempre cosa. richiesto, sai, per quello. Eh, allora, il, il tema appunto è che abbia una visione complessiva sì. eh, il, 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 il Presidente del Municipio e abbia anche una rispondenza da parte dei servizi, perché i servizi normalmente dicono, al di là che per amicizia, vabbè, rivolgiti al centro. <ride> Capite che allora noi andiamo da a Siano che non conosce nessuno, andiamo a Palazzo Marino, ritorniamo a Siano che non c'è nemmeno l'autobus comunale. Non niente che no? va lì. E capite che ora che andiamo di là è diventata eh, una discarica abusiva. Eh sì, eh sì, sì, ecco sì. In più abbiamo un mucchio di immobili che sono addirittura sconosciuti al comune. Li abbiamo da vent'anni, magari costruiti con oneri di urbanizzazione a scoputo. Abbiamo appartamenti nuovi. Che adesso non sono più nuovi perché dopo 20 anni magari qualcuno ha cercato Beh, anche di entrare irregolarmente. Allora, questo qui è il cambio di passo: come il Centro Orientamento Immigrati, abbiamo cercato di fare un cambio di passo. Il cambio di passo non è quello di stravolgere l'organizzazione comunale, ma di consentire, come hanno proposto i comitati, al municipio che dovrebbe avere la visione complessiva, un po' riprendendo quello che era il ruolo degli antichi comuni, no? la priorità è di questa zona, ma io posso anche interagire. Se interagisco, tutte quelle cose che noi vediamo vuote, degradate e così via, possono non esserlo perché io intervengo direttamente. Chiarissimo, insomma quindi abbiamo capito che c'è da, da mettere mano al sistema e alle Spesso vedete fare esempio delle cane d'organo, appunto bisogna fare in modo che sì, si, parli, no? si parli no? le funzioni. Eh, voi ci, stato stato voi ci state provando, appunto, state facendo questo bel coordinamento dei comitati che sta cercando di cambiare qualcosa, però poi c'è anche l'operatività diciamo, giornaliera dei comitati invece, nel vostro caso appunto di Bovisa Attiva. Cosa state combinando di bello in quel della Bovisa? Sì, teniamo presente che il municipio 9 ha 200.000 abitanti, e come, come una città di Brescia. È il municipio più popoloso di Milano. Eh, sì, sì, e in il il effetti bello. avrebbe bisogno di una gestione tipo comune, non tipo municipio di oggi. Allora, eh, niente, beh, noi come comitato e come anche gli altri comitati ci occupiamo un po' di tutto quello che, che serve a migliorare la, la qualità di vita del quartiere. Quindi al di là delle, degli interventi grandi che, che stiamo facendo in coordinamento per il decentramento, per la pulizia, per avere più sicurezza in quartiere, ci occupiamo anche di cose più, più, più marginali ma più concrete. Ad esempio la cosa più importante che stiamo seguendo è la, le vicende della Villa Pogliani, c'è cioè una villa eh, che è storica del 1930, fatta da un bell'architetto, che è sempre stata di proprietà privata del signor Pogliani, ancora adesso, eh, sta, anzi, il signor Pogliani ha appena venduta alla lidera. Noi quando abbiamo saputo che la leader aveva comprata per abbattere completamente l'area e costruire... Villa venduta no. per essere abbattuta e costruita sul mercato. Questa, sì. dice, no? eh, questa villa noi ci siamo battuti eh, abbiamo raccolto migliaia di firme, abbiamo fatto interpello alla, alla, Belle, alla, alla, alla um, sovrintendenza, sovrintendenza. sovrintendenza Belle Arti e abbiamo ottenuto un primo uh, processo di vincolo. La, la sovrintendenza ha mandato fuori un architetto, anzi due architetti che hanno fatto una relazione che ha dettagliato la... la bellezza artistica di questa villa che non va distrutta, è uno degli esempi storici del, tre, del 1930 fatta da un architetto importante. Tu lì fai supermercato, cioè non c'è altro sposto un, dal mondo dove no, fare tanti supermercati che ci sono intorno, <ride> eh, però siamo ancora, eh, ancora nelle ambasci, siamo preoccupati perché la LID ha fatto ricorso avendo pagato quello che ha pagato e ha, sta, sta seguendo le, le, le pratiche burocratiche col TARE e così via per ottenere la rimozione del vincolo della sovrintendenza. Adesso stiamo aspettando il prossimo. Uh, udienza che faranno, uh, comunque ci stiamo mobilitando per evitare questo che succeda questo. Non, noi non vogliamo che non la possano vendere, la, la, la si può per vendere, ma non venga distrutta. Eh. Si può benissimo utilizzare in altro modo: se è una residenza storica, si può adattare alla residenza storica dei dirigenti della LID. Piuttosto che capisco altri. una cosa interessante: è che, è che voi siete veramente degli occhi ben attenti a quello che succede sul territorio e che insomma, alcune cose che magari potrebbero passare in sordina vengono invece attenzionate, anzi illuminate no, dal faro del, del Comitato Povisattiva. Il nostro compito, in genere sono i nostri soci che ci segnalano questo o quell'altro problema e noi ci attiviamo per, se sono problemi che riguardano anche un po' di cittadini per, per cercare di risolverli. Poi ci sono attività invece più ludiche, abbiamo fatto la festa del quartiere o ci occupiamo delle luminari di Natale. Ah. Abbiamo fatto una serata la notte bianca che è una cosa simpatica dove tutti si vestono di bianco. C'è una serata che si mangia in piazza. Ah, però una cena in è Una cena in bianco che è una cosa che esiste anche da tempo anche all'estero: sì. è molto carina. Ognuno porta il suo tavolo, le sue tovaglie. Ah. Bisogna essere tutti vestiti di bianco, bianco. e si mangia insieme in, in piazza. Non eh. necessariamente si mangia in bianco, però, per no. no, quello no. No, di solito. Di anzi, avete anzi, il... capire chi rimane vestito di bianco alla fine della cena, poi, perché insomma. <ride> Chissà poi c'è fa festa, si balla, si suona e una... questo però è interessante perché insomma immagino che la Bovisa non sia la Bovisa di 5 eh, anni fa neanche di 10, neanche di 20, neanche di 30 cioè ormai è, sono quei quartieri che continuano a cambiare, a muoversi c'è chi è da sempre lì, c'è cioè chi è arrivato ieri lì. Come si fa a far convivere queste due realtà? Eh, infatti, questo, sì, questo è uno dei problemi. Tra l'altro, cioè, sta diventando un quartiere universitario. A Bovisa, eh. che diventerà sempre di più, perché la, cioè, è previsto. Uno sviluppo di un grande polo universitario del Politecnico. L'Imbovisa dovrebbe arrivare già adesso ce ne sono tanti studenti, ma dovrebbero arrivarne circa 30.000. Quindi è tutto un fermento di costruzioni tra l'altro Imbovisa, perché siamo attaccati al Bosco La Goccia, al Scalo Farini, eh, sono tutte aree dismesse che in questo momento stanno, stanno costruendo. Quindi anche il problema grosso eh, che ci stiamo preoccupando anche del verde, perché la Bovisa è uno dei quartieri che pro ha il minor numero di verde uh, pro capite in, in Milano. Uh, mentre i quartieri più limitrofi tipo Niguarda, tipo Afori, hanno il, hanno il parco nord che è lì vicino e quindi riescono ad avere un po' più di verde e Bovisa non ce n'è. Se, uh, se queste aree dismesse vengono tutte edificate, come c'è il pericolo, diventa una colata di cemento non indifferente. Poi, come diceva lei, il, il discorso anche di in, cercare di integrare, lì abbiamo già preso contatti con il rettore del Politecnico, uh, la rettrice del Politecnico. Sì. Con cui siamo in contatto, anche lei ritiene che sia importante che gli studenti abbiano, si, uh, si interfaccino con le realtà del quartiere e non vivano una loro bolla a sé fra, fra di loro senza, senza nessun contatto con, con i cittadini che abitano lì e sta avvolgendo finiscendo. Io se sbaglio, la uh, Bovisa è uno di quei quartieri che mi sembra fermente da tanti anni penso che sono tanti 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 anni decenni quasi ormai che, se, mai, ne parla, eh? che se ne parla, si che, parla. E che però poi appunto mancava sempre diciamo, l'ultimo miglio in un certo senso no? l'ultimo passo forse siamo arrivati finalmente Bovisa 2030 sì si, si parla che la, lo sviluppo di tutte queste attività edilizie dovrebbe avere completamento più o meno nel 2030 quindi anche la circonvalazione del tram che passerà il rifacimento della stazione Bovisa Politecnico il nuovo circonvalazione cioè, di tram che passa di lì, ci sono tanti progetti che, in, che vanno a colpire la Bovisa. Quindi è importante che non passino sopra i cittadini. So, ecco questo eh, è il nostro eh, compito. Eh, infatti, questo è fondamentale. E poi 2030 è dopodomani, eh, eh, quindi insomma, bisogna stare bene a vedere se le cose devono andare e, nel verso giusto. Uh, Walter, prima di chiudere, stiamo andando verso. Un weekend, oggi è mercoledì, è il giorno collinetta, quindi poi da domani si discende verso il weekend, un weekend importante per la Consulta periferia di Milano, ma non solo. Ah, diciamo per questa iniziativa che abbiamo fatto giornate periferie, antichi borghi e nuovi quartieri della periferia, proprio perché eh, i milanesi non conoscono Milano. Allora, eh, abbiamo questo fine settimana, venerdì e domenica, 20 appuntamenti distribuiti sui territori, dove eh, le persone possono andare a conoscere un territorio attraverso il legame con i beni artistici, architettonici, paesaggistici e museali, proprio perché conoscendolo se ne possono anche fare carico, perché non sono visite guidate, sono sopralluoghi accompagnati proprio per andare lì. E eh, vedere una cosa che magari anche non funziona, che dovrebbe essere tutelata, eh, e quindi sul sito periferiaartme.it da domani potrete vedere in linea tutti, tutti questi appuntamenti che sono eh, accessibili a titolo gratuito, grazie alla disponibilità di eh, 48 realtà eh, territoriali che si sono eh, rese disponibili. Da una parte valorizzando la loro iniziativa e la loro cosa, però sempre con una eh, esponenzialità cittadina perché di cose a Milano ce ne sono tantissime. Il problema è che rimangono chiuse e limitate a quello che è il piccolo territorio e quindi a, a, al gruppo di persone. Invece è importante che. Eh, la Milano venga conosciuta dai milanesi poi adesso all'elementare non si fa nemmeno più la geografia e quindi proprio la storia di Milano che storia geografico-amministrativa non viene insegnata è chiaro che ci perdiamo un pezzo com'è che hai detto Walter i milanesi non conoscono Milano ah mi sembra di conoscere questa frase <ride> i milanesi non conoscono Milano e forse la frase proprio che c'è sulle nostre bag di Good ma, Morning Milano ma, ma già Bonvisin che della... volevo dire appunto con i giusti crediti perché adesso non si vede nel, nel video perché è piccolo ma Bonvisin della Riva nel 1288 lo disse e Walter Cherubini lo ripeté nel 2024. ha scritto sì, così anche sulla, no. sulla nostra sì, borsina. Il, eh? il, il paragone mi sembra non particolarmente appropriato, ma la realtà è esattamente questa. Cioè, Bonvisi dalla Riva ha scritto un libro... No? la magnificenza di Milano, poi tradotto con le meraviglie di Milano, ma era proprio la magnificenza, voleva alzare il livello eh, della, di, di, questa, di Milano no? e quindi ha fatto il conto di tutte le cose che c'erano, perché il problema è che noi abbiamo tante risorse che non sono sconosciute e poi facciamo gli interventi no? e quando c'è l'emergenza e l'emergenza ci fa spendere soldi e oltretutto ha creato il problema. Bene, allora io intanto uh, omaggio a questo punto al nostro ospite della bag di. Uh, Va Walter, passala pure al nostro Grazie ospite, bene. così almeno. E prima di salutarci, ci ricordi un po' come possiamo fare a sapere tutto su Bovisi Attiva, come possiamo fare a seguirvi. C'è il sito bovisativa.org eh, dove c'è una pagina eventi eh, che, che riporta tutte quelle cose che facciamo eh, dove anche riportiamo la storia della, di, tra della Villa Pogliani e chiediamo a tutti di, di aiutarci magari scrivendo alla Lidl di non distruggere Villa Pogliani. Non mi sembra una buona idea <ride> infatti. Grazie mille al presidente di Bovisattiva, grazie mille Walter, noi ci vediamo settimana prossima. Esattamente. Per la 188esima volta. 188esima volta, a Dio piacendo. Ah bene. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito. A presto, buona giornata. Noi domani comunque alle 7 di mattina, domani mattina siamo qua in diretta anche su Cristal Radio. A domani. Grazie.